le triadi, che belle che sono! Ciao, sono Carlo, benvenuto in questo nuovo video. Oggi parliamo di triadi. Allora, esistono quattro tipi di triadi, due maggiori e due minori. Quelle più importanti sono, allora, una maggiore e una minore. Nella triade maggiore, allora, cos'è innanzitutto una triade? Una triade è una sovrapposizione di terze. Quindi, se io prendo come esempio un Do, ed è la mia tonica, il mio primo grado, la mia terza maggiore devo andare a saltare una nota, Do, Re, saltare, e vado a Mi, che è la terza. Poi, dal Mi, il Fa sarà la quarta, Mi, Fa, Sol. Quindi vedi che tra il Mi e il Sol c'è di nuovo una terza come intervallo. Quindi Do, Mi, Sol è la mia triade maggiore. Perché è maggiore? Perché tra il Do e il Mi ci sono due toni di distanza. Due toni di distanza su una stessa corda li vedo in questo modo, quindi 1, 2, 3, 4 tasti. Mentre in maniera più comoda sulla tastiera di un basso la trovo, se qua ho il Do, scendendo di una corda e di un tasto. Quindi se il Do è il tasto 3 della corda di La, scendo una corda, salgo un tasto, vado al tasto 2 ed ho la mia terza maggiore. La quinta, definita giusta, sta invece a 3,5 toni di distanza. Chiaramente io non vado sempre a contare 3,5 toni, dovrei farlo sulla stessa corda, la distanza sarebbe questa. Vado a vedere la posizione dalla tonica, in pratica io calcolo una specie di ipotetica L, vado giù di 2 tasti e di una corda, Do, 2 tasti, una corda giù, e questo è il Sol, questa è la mia quinta giusta. Quindi la mia triade maggiore è fatta da Do, Mi, Sol. Dopo andremo a vedere diverse diteggiature. Nella triade minore abbiamo sempre una quinta giusta, quindi Do, Sol, però la terza viene abbassata di mezzo tono, quindi sarà Do, Do, Re, Mi. Comunque una terza deve sempre chiamarsi Mi se la tonica è il Do, perché devono essere 3 nomi dopo. Do, Re, Mi, bemolle, perché questo Mi viene abbassato di mezzo tono, perché la distanza in una triade minore tra tonica e terza deve essere di 1,5 toni. Quindi Do, Mi bemolle. Comoda con la mano, abbastanza, tasto dito 1 e dito 4 della stessa corda. Do, Mi bemolle, il Sol rimane sempre sulla mia ipotetica L, che vado a costruire tra tonica e quinta, quindi la vado a prendere con l'anulare a mano ferma. Do, Mi bemolle, Sol, triade minore. Queste due sono le triadi più importanti e più utilizzate in assoluto. Poi le altre due triadi sono delle variazioni costruite appunto una sulla minore e una sulla maggiore. Quella sulla minore è fatta da Do, Mi bemolle, perché è terza minore. Al posto del Sol naturale, che era quinta giusta, vado a abbassarla di mezzo tono e diventa un Sol bemolle. Do, Mi bemolle, Sol bemolle. Triade diminuita. Mentre invece per la triade aumentata vado a prendere una triade, un intervallo maggiore di terza, quindi Do, Mi, e vado a allargare il Sol naturale, che diventa Sol diesis. Per comodità io adesso l'ho presa qua. In pratica tra il Mi e il Sol diesis viene ricreata un'altra terza maggiore. Do, Mi naturale, Sol diesis. Avrei potuto anche prenderlo qua, il Sol. Magari si vedeva meglio. Do, Mi, Sol, triade maggiore. Triade aumentata, Do, Mi, Sol diesis. Chiaramente, come avrai potuto anche sentire, le triadi aumentate soprattutto vanno a creare forte tensione, anche la diminuita, e vengono usate molto molto di meno. Però comunque ci sono, soprattutto la triade diminuita viene usata soprattutto come accordo di sostituzione, e quindi viene abbastanza usata. Però di base la triade maggiore e minore sono le due che ci interessano di più e che andremo a utilizzare di più. Vediamo le posizioni in cui possiamo prendere, perché tu ne hai vista una, Do, Mi, Sol, triade maggiore,
l'ho fatta 2-1-4 in pratica come posizione. Ce ne sono altre però posizioni, ad esempio il Mi posso prenderlo sulla stessa corda con un allargamento, Do, Mi, vado con il mignolo, oppure anche con l'anulare si può prendere, poi il Sol vado a prenderlo con l'indice, oppure se ero andato col mignolo posso prenderlo col medio, Do, Mi, Sol. Questa è in forma allargata perché ho 5 tasti di distanza, quindi la mano deve leggermente spostarsi. Per prendere la terza possibilità, invece, per non sfruttare, prendere corda vuoto, adesso mi sposto su questo Do qua e parto con il mignolo. Questo è un Do, Mi con l'anulare e il Sol con l'indice. Do, Mi, Sol. Okay? Questa qua, chi suona anche magari la chitarra, può riconoscerla di più come posizione, tra virgolette, chitarristica. Chiaramente il basso invece, suonando principalmente una nota per volta, le va a prendere una per volta, suona prima una poi l'altra, però i chitarristi molto spesso la vedono come posizione per fare gli accordi. Nella triade minore invece, anche qua ho diverse posizioni, tu hai visto quella 1, 4, 3, Do, Mi bemolle, Sol. L'altra possibilità che ho è Do con l'anulare, Mi bemolle qua sopra, tasto 1 dell'altra, della corda di Re, e Sol allargando con il mignolo, Do, Mi bemolle, Sol. Che qua si può prendere, però c'è questo allargamento a cui bisogna fare attenzione. Per la terza posizione anche qua mi sposto, per non prendere corda vuoto, su questo Do. Do col mignolo, Mi bemolle col medio e Sol con l'indice. Do, Mi bemolle, Sol. Qua potrai vedere bene la differenza tra triade maggiore con l'anulare e triade minore con il medio. E la differenza sta appunto nella terza, questo semitono. Poi nella triade diminuita possiamo fare o 1, 4, 2, abbassiamo la quinta con il medio, Do, Mi bemolle, Sol bemolle, oppure partiamo con il 3, Do, Mi bemolle, Sol bemolle, anche qua a mano ferma, questo è molto agevole, 3, 1 e 4 come dita, Do, Mi bemolle, Sol bemolle. Nelle triadi aumentate invece, Do, Mi, Sol diesis a mano ferma, quindi 3, 2, 1 come dita, altrimenti posso fare Do, Mi, e poi al posto del Sol qua vado ad allargare Sol diesis, Do, Mi, Sol diesis. Questa è un'altra possibilità, è anche abbastanza scomoda, però comunque posso trovarla anche lì. L'invito adesso qual è? È quello di andarla a cercare in giro per la tastiera, quindi se vuoi farla di Do vai a cercare gli altri Do e vai a costruirti tutte le triade, oppure questo. Ok, chiaramente in base a dove sono mi porterà a sfruttare delle posizioni piuttosto che delle altre, quindi cerca di non fossilizzarti troppo sulle diteggiature, vai a comunque anche a pensare alle note e dove andarle, e dove andarla a prendere. Quindi questo è il primo lavoro che ti consiglio di fare, e soprattutto cambia tonalità, quindi una volta che hai capito come funziona in Do passa a Re, passa Mi, vedi le altre tonalità, inizi a pensare anche ai gradi, alle note, alle alterazioni, il lavoro è veramente lungo. Il passaggio poi, quello seguente ancora dopo, che vedremo magari in un altro video, se ti interessa scrivimelo qua sotto nei commenti, è quello di andare ad armonizzare una scala maggiore andando a vedere che triadi va a formare, ma questo è un altro discorso e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie ancora di averci seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao Carlo.